difensivo del Catania, autore oggi del libro che ha sentito la squadra rossa di battere la Lazio, Nicola Ricciardi. Ciao a tutti. Ciao. Sì, l'ho sentito molto perché era importante per la squadra innanzitutto e poi volevo raggiungere questo record, eguagliare il mio record in Serie A di gol, il quarto, e adesso voglio batterlo perché voglio fare il record quest'anno e mi sto stimolando anche dal punto di vista delle reti. A me piace prima di tutto non prendere i gol e già questo lo stiamo facendo abbastanza bene ultimamente, perché credo che il gap tra noi e qualche altra squadra davanti a noi era forse i gol subiti. E in settimana abbiamo parlato con i miei compagni e ci siamo detti proprio questo, che per poter fare questo salto nel girone di andata dobbiamo subire meno gol. Questa è stata la nostra conversazione e credo che questo può essere un grande punto di partenza per poter arrivare a fine dell'anno ed essere felici come oggi. No, una spinta, un pensiero in più. Quando conosci Dio personalmente non puoi mai più credere al caso, le coincidenze non esistono più ma esistono le diocidenze e io vivo di questo, io vivo delle meraviglie che Dio mi dona, ma a partire dalla mattina quando mi sveglio, perché non solo io ringrazio Lui per avermi dato la possibilità di essere un calciatore e di attirare tante persone con la mia immagine, ma lo ringrazio anche per la vita, già questo mi fa vivere oggi in maniera serena e in pace. E in più è capitato questo gol con l'inaugurazione della Missione Paradiso. Io, se vi ricordate, quando sono arrivato a Catania ho detto una cosa, ho detto che io non sono venuto qua per svernare, io sono venuto qua perché qualcuno nel mio cuore mi ha messo questo desiderio di venire. E quando io faccio le cose, le faccio come se le facessi per Dio, quindi io mi devo sempre impegnare, sia se faccio il calciatore, sia se ho un amico, devo amare un amico, delle persone, quindi io dovrei nel senso con piacere, cioè tutto quello che Dio mi dice di fare. E poi ovviamente quando tu segui la sua volontà, lui ti premia, perché un padre quando il figlio fa il bravo, cosa fa? Gli dà sempre i regali e quindi ogni tanto lui mi fa godere anche di queste felicità momentanee nello sport. Quindi io ringrazio tutti quanti e invito tutti quanti alla Missione Paradiso. Come ho detto ai miei colleghi, adesso vi voglio domani tutti quanti lì alla Missione Paradiso. Così io vi ho fatto vincere oggi e voi venite, mi ricambiate domani. Però mi hanno dato solo quella sala, già è tanto che mi hanno dato quella di 600 posti. Quello che ti chiedo sul gol, ecco, io ho visto il tuo movimento, eri coperto per la tua avversari, gli hai scavalcati, ti sei spinto in area per raccogliere il prossimo. È stato un gran gol, è stato veramente un gran gol perché lui si è portato davanti per anticiparmi, io ho visto che la palla gli girava intorno, mi sono staccato e ho preso la palla in controbalzo di piatto, che in quei casi lì o la mandi in tribuna alle stelle o fai un gran gol. E a me è andata bene, che ho fatto veramente un gran gol, sono felice di averlo fatto e soprattutto finalmente di aver dato 3 punti, per gli altri 3 gol abbiamo sempre pareggiato, quindi oggi abbiamo vinto 3 punti e sono felice. Siamo sesti? Wow. Io credo che oggi sembra tutto normale questa classifica, ma se io comincerei a dire che è un grande miracolo quello che stiamo facendo quest'anno, e vedere il Catania in quelle posizioni veramente
di orgoglio per tutti i tifosi. Noi siamo felici di vedere la gente entusiasta, tutti quanti, perché poi alla fine quando una squadra va bene tutti quanti hanno il prestigio, a partire da, credo, a partire da, dai tifosi, dai giornalisti, da tutti, quindi, perché poi andremo a, a incontrare cose belle. Se dovessimo andare in Europa si aprono degli scenari belli per tutti, perché andremo in città diverse, in città straniere, vedremo un calcio diverso. Quindi l'obiettivo è quello di portare il Catania più in alto possibile. Sesto posto significa che dovremmo tenere questa concentrazione fino alla fine. Noi credo che anche il calendario non è difficile. Abbiamo già, mancano Napoli e Milan come difficilissime, e poi ce la possiamo giocare con tutti. No, oggi è triste perché molto probabilmente mi avvicino alla classifica del giornalino, quindi lui è un po' triste, ho fatto gol lì oggi. Assolutamente sì, se, per il gioco che abbiamo dimostrato non credo che ci siano squadre che giocano meglio di noi. Poi è chiaro che lì varrà l'esperienza, è chiaro, non tutti sono abituati a tenere questa costanza. Noi siamo una squadra, un mix giovani e meno giovani, e noi vecchi dobbiamo tenere costante l'attenzione. Secondo me noi serviamo anche a quello, quindi io ce la metterò tutta per stimolare i miei amici, e settimane che gli dico ragazzi non mollate, si batte il ferro quando è caldo, quindi non mollate adesso, perché per voi si può aprire veramente una carriera lungimirante. Quindi io sarei felice di vedere loro giocare a livelli alti, anche con il Catania, perché non è che bisogna fare il livello alto solo in altre squadre. Noi col Catania vogliamo giocare a livelli alti. Prima parlare di miracolo, questo sesto posto, si può parlare anche di un miracolo personale? Facile ritornare quest'estate quando hai pensato più e più volte se accettare la proposta del Catania? Sì. La mia storia dice, il mio curriculum dice questo: io sono sempre stato un giocatore incompreso per certi versi, ho fatto una bellissima carriera, per carità, però tante volte ho avuto delle difficoltà con il mio modo di giocare, non tutti apprezzavano il mio modo di giocare, che io l'ho sempre detto, io non sono un difensore puro, io sono un difensore che gioca con la testa, con i piedi, a me piace giocare così, e a volte ho trovato difficoltà, perché tante volte mi richiedevano di essere aggressivo, di fare il cannavaro della situazione, ma io non sono cannavaro, cioè l'ho sempre detto, quindi ho trovato un po' di difficoltà, e tutte le volte che mi hanno dato per morto sono sempre risorto, e questa può essere un'analogia, ma tutte le volte che mi hanno detto non ce la fa più ormai, e io sono sempre risorto, e quindi quest'anno sto vivendo la stessa cosa. Non tutti avrebbero scommesso sul mio campionato, invece, ripeto, grazie a Dio sta andando tutto bene. Ok, grazie. C'è l'ultima domanda, proprio ritorniamo un attimo su questa partita. In settimana c'erano state parecchi dubbi, Calderon che non stava molto bene, Barrientos che non stava molto bene, e anche nella Lazio. Non è stata anche una partita preparata e giocata con tanto spirito di servizio da parte di tutta la squadra? Sì, stiamo acquistando anche quello. Che se adesso guardiamo la partita della Fiorentina e quella di oggi con la Lazio, sono state due partite più sofferte del solito rispetto magari a altre partite dove abbiamo vinto facile, tipo Genoa e Novara, ma abbiamo tirato fuori qualcosa che forse prima non c'era in questa squadra, ed è proprio questo, sacrificio, saggezza, è 1-0, cioè non prendi gol e alla fine gli fai gol, come una squadra veramente di esperienza. E questo sta a significare che la maturità in questi giocatori sta arrivando. Quello che tutti si aspettavano, alla fine quest'anno ci sono i primi risultati. Grazie. Ok, grazie a tutti.